Buongiorno ragazze, sono tornata dalle ferie. Sto facendo le mie lavatrici perché c'è una marea di lavatrici che devo fare, c'è marea di vestiti da lavare e niente. E oggi ho una casa sotto sopra, giustamente perché è una settimana che non pulisce nessuno. E niente, oggi facciamo le pulizie. Guardate qua che casino che ho. Prima di fare tutto, vi volevi dare qualche consiglio, ecco, per qualche prodotto che ho provato al mare e che mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro. Prima cosa, questo spray qua, 50 di protezione. Acqua solare protettiva con beta carotene, e questo mi è piaciuto tantissimo perché non unge. Prima cosa, non unge, lo mettevo una volta al giorno, facevo il bagno e non mi sono bruciata, ecco, faccio vedere così. Un'altra cosa che vi consiglio, ho provato anche questo dopo sole idratante di Bionic, è buonissimo ragazze, anche questo non unge ed è molto buono, proprio idrata bene. Un'altra cosa che ho provato che mi è piaciuta tantissimo, faccio sempre così, provo sempre nuove cose perché mi piace cambiare, ecco, questo bagno schiuma qua, non so se avete mai provato, è buonissimo, veramente buono, ti lascia un profumo. Un'altra cosa, ho visto al mare che c'erano i banchi che vendevano smalti per le unghie, che facevano tipo smalto gel, però non era gel, ecco. Lì, se qualcuno non vuole fare il gel, vi consiglio questo qua di Mavola, Mava Dry, questo qua. Si mette all'ultimo questo qua, asciuga lo smalto rapidamente, ma no, asciuga lo smalto sì rapidamente, però ti lascia anche quella l'unghia molto lucida alla fine del smalto. Con qualunque smalto, ecco, questo è migliore, ecco, soluzione migliore, ecco, di Mava Dry, ed è buonissimo. Vabbè, il mio ormai è diventato rosa perché con lo smalto rosso così è diventato rosa, però è trasparente questo qua, da tanto che ce l'ho questo. E niente ragazze, adesso incominciamo con le pulizie, con due chiacchiere finite. Ragazze, non so cosa è successo qua dove ho appoggiato il mio beauty case, però è così, ma mi sembra, non so cosa sia, sembra una pittura. Proviamo a pulirlo adesso, proviamo a pulire con questo smacchiatore qua, vediamo come va. Non so dove l'ho appoggiato, però ok,
però se era una pittura si appiccicava dappertutto. Infatti mi sono accorta perché mi si appiccicava questo qua. Diciamo, cos'è quello qua? Si vede che l'hanno pitturato qualcosa, io l'ho appoggiato, non mi sono accorta con caldo che c'era. Mi si è appiccicato tutta la pittura. Così va molto meglio. Ah, un'altra cosa, anche questo è buonissimo, lava piatti. Tra l'altro ha anche un profumo buonissimo. Non so se avete mai provato questo qua. Costato qualcosina in più, però è buono, buono, veramente buono.
però non hai la palla nuova. Allora, hai davanzale. Aggiungo anche questa cera qua, però non c'è più in vendita questa qua. Prima compravo sempre queste, adesso ci sono queste qua in vendita. Non si trovano più queste qua. E aggiungo un po' di questo giallo qua, perché così non, perché questo è trasparente. Questo lo metto un po' di giallo, che così diventa tipo panna, ecco, un color panna. Cioè metto meno questo, un po' di più di questo, e così le mescolo tutte e due insieme praticamente. Ragazzi, mentre stavo facendo l'aspirapolvere, mi sono accorta che ho ospiti a casa. Ho le formichine che andavano tutte in fila, carine. Ah, niente, l'ho spruzzato un po' di questo. Ho spruzzato un po' di questo, però è una cosa fastidiosa avere le formiche a casa, ragazze, perché sai, vedi quando entrano, però non sai quando escono, perché queste dopo si nascondono dappertutto.
Beh, speriamo bene. Adesso aspetto un attimo a vedere se ha funzionato e dopo rilavo i polmenti, però per il momento aspetto. Infatti facciamo reagire questo qua. Intanto ci metto WC gel per il WC, faccio reagire un po'. Spolvero un po' con questo.
ragazze, questo qua che l'avevo preso per provare, che di solito sapete che uso Ajax, questo non mi piace. Io ci provo a dare possibilità a qualcuno, nuovo detergente, così, però non mi piacciono. Cioè, ho provato tantissime, anche questo lo usiamo perché ci abbiamo a casa, però non lo ricopro di sicuro questo qua, mi dispiace, bucciato. Passeggiate delle formichine, cominciate da qua, vedete qua in angolo, poi sono arrivate qua in sala, queste sono tutte le formiche, ragazze. Ah, niente ragazze, ho pensato che userò l'aceto di alcol contro le formiche, ci metto anche, forse meglio che ci metto anche T3, che forse a loro dà un po' fastidio, speriamo. Allora, ci metto questo e poi ci metto tutti e tre. Dai, facciamo così. Esageriamo. Speriamo bene che non si presenti più.
cambio acqua perché ci sono delle formiche qua. Guarda che bella grigia l'acqua, l'alta. Ragazzi, mi sono fatta la ceretta. Sto scherzando. Sto scherzando. Andrea si è tagliato i capelli e ha lasciato tutto qui così. Però non è male come idea, la ceretta. Allora la carta non butto subito, quando pulisco i vetri così o i specchi la lascio, vedete qua, la lascio che così dopo se devo pulire la vasca o la doccia che è piena di peli le metto qua, poi dopo butto insieme, così non devo prendere un altro pezzo di carta nuovo che mi scoccia sinceramente. Uso questo, non è male questo qua, ma non mi dispiace. Ragazzi, donna baffuta sempre piaciuta, sapete questo? Qua si è fatto la barba.
dove passo si vede. Qua l'avevo già risciacquato prima. Guardate quanto calcare, cioè, qua è tutto il calcare. Adesso provo a dare un po' di anticalcare. Guardate, un disastro.
Thank you.
Bene ragazze, il mio video finisce qui e ci vediamo alla prossima volta, presto, ciao ciao!